delle tradizioni, che sono le radici della nostra storia. Radici che s'annidano nella notte dei tempi e sono avvolte spesso dal fascino del mistero. Non è certamente facile recuperare questo archivio segreto collettivo per riportare alla luce informazioni preziose che ora l'oblio del tempo, ora la trascuratezza, ora peggio la volontà di mistificare, hanno cercato di occultare. Questo interessante saggio di Ciro De Novellis, dal titolo Partenope Maia la partoriente, è un percorso, anzi è il prosieguo e l'approfondimento della Via dei Canapi, ricerca che pur avanzando interessanti ipotesi e soddisfacendo alcuni interrogativi, sollevava perplessità e dubbi che l'autore in questo nuovo e più ricco saggio si propone di chiarire. Sono davvero encomiabili la tenacia e la passione con cui Ciro De Novellis si inoltra in un percorso conoscitivo della città partenopea, sicuramente diverso dai mille e mille sentieri già battuti, ampliando, oserei dire, a cerchi concentrici l'ambito dei suoi studi, avvalendosi di dati non solo storici, agiografici, geografici, religiosi, etnografici, ma anche antropologici, etimologici, mitografici e filologici. Attraverso infatti l'analisi dei dati, corroborati spesso da testi ormai ignorati dai più, nonostante fossero portatori di verità, l'autore, se da una parte riesce a dimostrare tesi, dall'altra convalida ipotesi e ne costruisce di nuove, più ampie e varie. La toponomastica, a tal fine, è utile ausilio nel dare senso alle ipotesi e nel supportarle, azzerando tesi accreditate, talvolta di parte, e portando alla luce la centralità dimenticata di luoghi topici del territorio napoletano. Luoghi poi devastati, obliati sia nel loro valore strategico sia nel loro significato tradizionale. A chi chiede nel corso di una ricerca a quali dati rivolgere la propria attenzione e quali invece trascurare, rispondiamo che è da questa operazione delicata che dovrebbe scaturire l'oggettività, frutto di una scelta operata con onestà di mente e di cuore. Dovrebbe sì, è d'obbligo il condizionale. Valori e giudizi a prioristici orientano infatti spesso sia il modo di scavare nella memoria, sia la distinzione tra cosa obliare e cosa no, sia il criterio di scelta. Nel suo saggio Ciro De Novellis coglie con sofferenza le contraddizioni, le alterazioni, le esagerazioni, così come le interpretazioni pregiudizievoli, le letture oscurantiste, mistificanti o mistificate da fantasia, e sulla base di elementi ricavati da testi editi, sia arcinoti sia meno noti, ripescati in biblioteche pubbliche e private, si propone di accertare quel vero che è proprio della storia. Possiamo indicare dei valori che sono in realtà giudizi, dei quali siamo già forniti a priori e che orientano il nostro modo di scavare in profondità nella memoria? Si chiede il compianto professor Ramos Luzzatto e risponde: certamente sì. Il primo dei nostri valori si chiama civiltà ed esso significa il procedere del consorzio umano dalla legge del trionfo del più forte a quella del supporto per i più deboli, dalla soppressione del rivale o di quello che si ritiene possa soltanto chiedere alla società senza nulla dare, al principio della solidarietà. Il secondo valore significa valorizzare la varietà umana, la ricchezza delle altre culture, delle altre lingue, delle altre fedi.
significa libera circolazione delle idee, senza opporvi ostacoli, neppure economici. Il terzo valore, infine, sempre secondo il professor Amos Luzzatto, indica il dialogo, il confronto, la trattativa, come unici strumenti che possono risolvere i contenziosi umani, proibendo come reato qualsiasi ricorso alla violenza. Cercare dunque la verità è un'operazione rivoluzionaria, di civiltà, di valorizzazione e dialogo fra le culture. Partenope Maia la Partoriente è pertanto un saggio rivoluzionario per le ipotesi suggestive e innovative, miranti a ripristinare quel vero di manzoniana memoria che la ragione ricerca, attraverso 12 step, ciascuno con proprio titolo, articolati talora in paragrafi, preceduti da una premessa e da una introduzione chiarificatrice. La festa dell'Archetiello, il territorio, la via dei canapi, l'acquedotto romano, archi, archetielli, arcobaleno, la grotta, le madonne, segni di derivazione magico-religiosi, la femmina, etimologia in mito, l'origine del mantra dell'arco, i Maya, Maya a Maya. Un percorso complesso, dunque, costellato di notizie approfondite e spiegate in note, di ipotesi, confermate da autorevoli fonti documentarie e testi analizzati con spirito critico, citati e spiegati dettagliatamente. Traduzioni, riflessioni, confronti. Confutazioni che possono apparire dissacratorie. Un denominatore comune, l'arco. Simbolo atavico di un'anima segreta e arcaica, mantra di ancestrali messaggi. Testimonianze orali, tra l'altro, sono state reperibili per la festa dell'Archetiello, di cui ancora oggi c'è memoria. Testimonianze iconografiche, disegni, quadri, stampe d'epoca, uniche o rare, sono state recuperate dall'autore, quali ulteriori conferme di ipotesi e tesi che ne confutano altrettanto consolidate. Come la memoria è sedimentata nelle tradizioni, così le tradizioni a loro volta sostengono e confermano la memoria. Infatti, le preziose immagini d'epoca riportate nel testo rendono più concreti e visibili gli aspetti della tradizione rispetto a quanto lascia percepire la parola narrante, e la confermano. Il ricordo del proprio passato possiede un significato che può sfumare nelle narrazioni fantastiche, rileva in proposito il professor Luciano Canfora, e aggiunge: l'idea degli esordi storici di un intero popolo può raccogliere in sé un potenziale evocativo e mitico, in grado di ravvivare una comunità umana. Nel racconto delle origini si concentrano le ansie di sicurezza e di legittimazione riguardanti l'identità di cultura. Ma la storia ha cominciato a definire se stessa proprio in contrapposizione alla narrazione mitica. La nascita del genere storico nella Grecia antica venne effettuato attraverso il rifiuto sistematico delle spiegazioni mitiche e tramite l'uso di fonti documentarie accertate. Infatti, Erodoto e Tucidide si tennero lontani dalla seduzione del mito e mirarono alla ricerca della verità. Tuttavia, conclude Canfora, è presente nell'impresa storiografica il richiamo al significato simbolico ed evocativo del dare radici a un popolo, del donare una sensatezza che sappia rispondere ad ansie più profonde della semplice conoscenza storica. Ciro de Novellis, attraverso Partenope Maia la Partoriente, si pone in tal senso, realizzando un coraggioso viaggio alla scoperta dell'intreccio arcano che lega il passato al presente, attraverso l'enigmatico rapporto tra memoria e storia, dando nuova linfa alla ricerca e allo studio
della nostra identità individuale e collettiva. Quali i punti chiave di Partenope Maia la partoriente? Ecco detto. Il primo mantra del genere umano, il vero significato di Partenope, il vero sepolcro di Virgilio, la sovranità della donna prima del cristianesimo, la vera via Puteolis Neapolim per Colles. Non solo, e tanto altro ancora. Buona lettura!